del 1939 è la seconda puntata di una trilogia sul Novecento che Ippogrifo Produzioni ha iniziato qualche anno fa. È un'ambientazione in un cabaret brechtiano nazista alle porte della guerra. Le parole di Sofocle rimangono perfettamente intatte, in una traduzione molto dura e originale, ad opera dello stesso Alberto Rizzi. I rimandi però a Brecht e a Will sono fortissimi, sia nel prologo iniziale che introduce tutta la messa in scena, sia per quello che riguarda la regia. La regia è molto provocatoria, ci sono queste svastiche che imperano sopra la scena e che vengono utilizzate anche nella nostra locandina, anche perché questo spettacolo viene proposto, da Ippogrifo Produzioni sempre nel mese di gennaio e febbraio. È un'occasione anche per celebrare e commemorare il giorno della memoria e il giorno del ricordo. E quindi cade sempre la rappresentazione di questo periodo e l'ambientazione è assolutamente adatta. La scenografia di Antigone 1939 risponde alle caratteristiche che Ippogrifo Produzioni porta un po' in tutte le sue rappresentazioni teatrali. L'essenzialità è una chiave fondamentale di lettura della scena. E in questo caso diventa un vero e proprio servizio. Visto che siamo in un cabaret e siamo nel camerino di un cabaret, gli attori si stanno preparando ad andare in scena, stanno ripassando le parti e non hanno a disposizione i veri mezzi che poi troveranno sul palcoscenico. Quindi per provare trasformano ogni oggetto, esattamente come accade in un laboratorio teatrale, nelle loro funzioni, quindi un divano che diventa un sidecar, una rella piena di costumi che diventa un bar e improvvisamente ci si trova in un altro mondo. Il fatto di utilizzare gli strumenti che abbiamo in scena, pochi essenziali, scarni, farli diventare altro, è il gioco del teatro. Il testo è nudo e crudo, quello di Sofocle rimane intatto come dicevo prima, viene aggiunto questo prologo che è scritto da Alberto ma di chiara ispirazione al prologo di Emile. Quindi le parole sono assolutamente quelle sofoclee. Dall'inizio alla fine la versione è praticamente integrale, ovviamente il numero degli attori in scena non è quello della tragedia greca. Il coro viene ridotto al corifeo che è sommato al ruolo di Euridice, la guardia e il messaggero si mescolano, Eumone interpreta anche altri ruoli, rimangono puliti solo Creonte e Antigone, mentre invece gli altri attori si mettono a disposizione, sempre riprendendo appunto il gioco delle parti, in diversi ruoli, in diversi contesti. Ippogrifo Produzioni è molto lieta di essere nuovamente ospite della rassegna di San Giovanni Rubatoto, grazie anche al sostegno che sempre ci viene dato, siamo molto legati a questa città e speriamo di tornarci presto.